Madonna ragazzi, che partita! Lo sapete che io di solito parlo di Milan su questo canale, faccio il reaction alle partite del Milan, ma che partita ragazzi! Cioè, al di là del tifo, del gufo, è una partita assurda! Assurda! A tratti su 1-0 mi stavo addormentando, cioè fino al primo tempo non ci ho neanche fatto guardare da quanto noiosa era. Poi a questo punto sembrava tutto fatto, la Juve vicinissima al 3-1. Diventa vicinissima al 3-1, a un certo punto si va a supplementari, il Porto resiste, trova un gol della Madonna, Rabiot risponde dopo un minuto, ragazzi. Ma che partita è? Cioè, attenzione, 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 ok, salvataggio. Cioè, io mi immagino questa partita giocata con il pubblico. Come sarebbe, ragazzi? Io non lo so. Attenzione, c'è una corsa qua. Szczęsny esce come un libero. Adesso, ragazzi, deve tornare a difendere a 6 il Porto. Ovviamente, ragazzi, non sono di parte per nessuno, perché da milanista devo pensare a giovedì che c'è il Manchester United. Però, ragazzi, volevo il live, chiamiamola così, fare... Calcio d'angolo. Cioè, state sentendo, vero? Vogliono rigore. Alla gestione della partita, arbitralmente discutibile, anzi, al limite del legale, l'arbitraggio di questa partita. Tanto ha preso palla, questo non è rigore mai. Però, ragazzi, ad essere sincero, gestione della partita da livello dell'arbitro discutibilissima, sia da una parte che dall'altra. Mette fuori il porto, attenzione. Bernardeschi, Kulusevski, manca un... Oddio, Morata a campo libero. Attenzione, 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 palla dentro. Ragazzi, questa partita penso sia la più bella che abbia visto quest'anno. Cioè, intanto apro chiudo parentesi, complimenti al Borussia Dortmund che si è portato a casa la qualificazione quarti. Palla messa fuori, manca ancora 2 minuti. Cerchiamo di viverli in diretta, ragazzi, poi caricherò subito il video anche perché sono tardi. Non so quante views farà. Alessandro, Bernardeschi, certo che un terzino anche difende potrebbe lasciarlo. E Bernardeschi cerca il fallo, non lo trova. Alessandro dietro per Rabiot, Rabiot, curva. E adesso può tranquillamente rifiutare Marchesin, tra l'altro portiere del Porto, origini venete, Marchesin, in spagnolo, argentino, sì, argentino. Comunque qua ragazzi non è rigore mai, dai, non è rigore, non è rigore. C'è un giallo intanto. Forse per Marchesin, appunto, manca un minuto, che sicuramente l'arbitro farà recuperare perché... Giallo per Bemba. E tanto ragazzi, nel caso di Juventus faccia gol, sappiamo che Cuadrado salterà la prossima partita. E se dovesse andare fuori, comunque salterà la prima partita della prossima stagione, che è diventata solamente la Champions League. Non è un gufaggio, ma è un fatto, ragazzi. Anche perché, come ripeto sempre, oltre Milan, Inter, Juve, non so chi possa andare in Champions League. De Ligt. Falla di Kulusevski. Respira il Porto, vogliono il cartellino, ma non è cartellino mai. Ovviamente si perdono tempo, ragazzi, partita incredibile. Al primo c'è, primo sul primo tempo, subito all'inizio c'è un rigore. Dopo pochi minuti per il Porto, rigore che a mio avviso c'è, rigore che lo fischi. Infatti non è neanche contato al bar. Gol del Porto, Juventus comincia ad attaccare non in 11 ma in 12. C'è un rigore dubbio su Morata che a mio avviso, secondo me, la decisione dell'arbitro è giusta perché Pepe da 10 metri prima ha alzato le mani, non è rigore. Dopodiché si va al secondo tempo, segna subito Chiesa e dopo 20 minuti Chiesa segna di nuovo.
Attenzione, ultima opportunità per la Juventus. Qua dentro per... Madonna, Pepe! Quadrado si porta a casa un fallo. Va Chesney in mezzo, attenzione ragazzi, sta succedendo di tutto. Sta succedendo di tutto. Entra Lum per Oliveira. Perché? Perché vogliamo? Va dentro Marchesin, cazzo! Ragazzi, attenzione a Kluzeski, Kluzeski, Kluzeski. Palla che esce. Palla che esce, se la bazzo la bandierina. Totale per il Porto, non c'è più tempo. E il Porto elimina la Juventus, ragazzi. È incredibile quello che è successo a Torino. Juventus che per il secondo anno di fila esce agli ottavi di finale. Stavo raccontando. Chiesa porta la partita supplementare. Supplementare, il Porto comincia a riorganizzarsi un attimo con la testa. Non ci sono tante occasioni, anzi l'unica occasione che ha nel primo tempo supplementare ce l'ha con Marega che in 7 metri e mezzo di porta la spara in braccio a Chesney. Vabbè che non è che la posizione in cui era il suo corpo lo aiutasse più di tanto. Calcio di punizione per fare Gian Di Rabiot, tira una sassata che Chesney non trattiene. Si va... Ma potestate cosa? Pensate cosa? 3-2, un minuto dopo ragazzi, Rabiot 3-3, cioè scusate, 2-2, Rabiot 3-2, perché stavo ragionando nel complessivo ragazzi, partita bellissima, gestione arbitrale discutibile, lo ripeto, ma discutibile sia da una parte che dall'altra, comunque manca un giallo per Alessandro e il rosso comunque c'era. E analizzando la partita del Porto, c'hanno questo esterno che era sulla sinistra, non mi ricordo veramente il suo nome ragazzi, lo vado a controllare, e si chiama esattamente, non so se fosse Corona, forse Ottavio ragazzi, che ha fatto vedere i soci verdi a Quadrado, l'avrà messo a sedere 3 o 4 volte. Marega ragazzi lo conosciamo dai tempi in cui eliminò la Roma e Marchesin ragazzi incredibile, anche Pepe però ragazzi è una vecchia conoscenza del calcio europeo, che vogliamo dirgli, complimenti al Porto, complimenti alla Juventus e la mia imparzialità ragazzi, penso che più imparziale di così non possa essere, anche perché ragazzi per non essere tifato contro non devo tifare contro gli altri. Però devo dire che se era l'Inter avrei riso tutto il video, come fece dicembre con lo Shakhtar. Però ragazzi comunque per me la svolta è stata il gol di Chiesa a Oporto 3 settimane fa, quando era dopo che Juventus secondo me quella partita poteva prenderne 4, ha trovato questo colpo Chiesa che comunque ha riaperto tutto e l'ha appunto riaperto molto molto bene. Detto questo ragazzi, è stata una cosa incredibile questa partita. E meno male che non ho guardato il Borussia con Siviglia, meno male non l'ho guardato. Domani è turno di Barcellona, anzi PSG Barcellona e Liverpool Lipsia. PSG che ormai ha dilagato al Camp Nou. E speriamo ragazzi che un'emozione simile, ma magari questa volta spero vada bene per le italiane, ce la regali l'Atalanta ragazzi. Però il Real Madrid parte con un bel po' di vantaggio. Detto questo ragazzi, lasciate like, iscrivetevi al canale. Ne approfitto per dirvi che adesso, in tempo mezz'ora, un'ora, vado in live su Twitch. Quindi mi trovate lì, si fa il colpo dell'apocalisse su GTA Online. Domani alle 3. Alle 3. Video di recap della Weekend League. Ma cosa vi porta ragazzi questo ragazzo su YouTube? Ciao a tutti ragazzi, buonanotte o a dopo, decidete voi.